Buongiorno a tutti, siamo qui dal centro diurno CTL San Lazzaro, siamo con una delle responsabili del centro e chiaramente rivolgiamo la prima domanda che è quella di sapere quali sono i frequentatori. Allora, il centro ospita persone adulte, cioè maggiorenni, che hanno un deficit neuropsichico e per convenzione queste persone devono aver appunto terminato l'iter scolastico, quindi è importante che siano maggiorenni e prevalentemente residenti all'interno del comune di Fano, ma diciamo che è aperto anche ad altre a persone che possono... Ad altre realtà. Esatto. Allora, la via del vostro centro qual è? Allora, il centro si trova nel quartiere San Lazzaro della città di Fano e precisamente in via del Ponte numero 73A. La struttura deve diciamo venire incontro alle esigenze di ognuno di loro. Quali sono, diciamo, le attività, insomma, che si svolgono in questo centro? Le attività che si svolgono presso la nostra struttura sono attività che cercano di, diciamo, di potenziare e di mantenere le abilità che hanno acquisito nel corso degli anni, soprattutto durante il periodo scolastico. Quindi sono attività che riguardano l'autonomia personale, l'autonomia sociale, le abilità motorie e alcune di esse riguardano anche l'integrazione con il territorio. Okay. Diciamo, chi si occupa di organizzare, insomma, tutte quante le attività? Chi sono, insomma, gli attori pratici? Il centro è gestito da una coordinatrice che appunto ha il compito di organizzare dei momenti di riunione con il personale che è impiegato e insieme si decidono quali attività andranno poi a svolgersi, quindi sia a livello di attività annuali, quindi attività educative che vanno dal mese di settembre-ottobre fino all'estate, sia di attività, di iniziative estemporanee che si possono presentare nel corso dell'anno. Ok, in ultimo un'informativa per chi vuole venirvi a trovare, insomma, quando è disponibile il centro, quali sono gli orari, insomma, di apertura? E gli orari di apertura sono da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15:30. Siamo con la responsabile del centro. Insomma, le chiediamo una domanda aperta, insomma, qual è la sua esperienza presso questo centro e un po' di storia del centro, che a noi ci interesserebbe sapere. Grazie. Bene. Allora, io lavoro in questo centro da quasi 20 anni, ho iniziato i primi tempi come educatrice, poi mi hanno fatto la proposta di diventare responsabile della struttura, quindi sono circa 18 anni che mi occupo, coordino il servizio di questa struttura, quindi assieme alla psicologa Francesca Guerra coordiniamo un po' le attività che i ragazzi svolgono, realizziamo con gli educatori una programmazione educativa e in più mi occupo anche della gestione del personale e della gestione della struttura stessa. Nasce nel 1985 e inizialmente nasce come un centro di attività solo pomeridiane, quindi ragazzi che frequentavano la scuola il pomeriggio frequentavano questo centro pomeridiano, no? Dove venivano organizzate attività laboratoriali, attività ricreative. Successivamente è nata, no? È sorta la necessità cioè questa esigenza, insomma, da parte delle famiglie soprattutto, di inserire i propri ragazzi, no? Che concludevano il percorso scolastico in un'attività diurna. Ecco, quindi nasce nell'85 e eravamo inizialmente all'interno della struttura della scuola Nuti, zona Fanfani. Poi successivamente c'è stata l'opportunità di trasferirci in questa struttura e siamo stati ben contenti di fare questo passaggio di qualità.
Personalmente posso dire che è stata un'esperienza positiva quella di lavorare con i miei colleghi e con gli stessi ragazzi. Cristina, ci vuoi parlare di questa attività? Questa attività è bellissima e in più le note operative ti danno più dal internet il disegno. Dopo io e qualcun altro tipo di noi ragazzi con i pennarello le biduliamo. Dopo i nostri operatori le tagliano. Quindi ognuno di loro ha una funzione in particolare, cioè ognuno di voi ha una funzione in particolare. Insomma, vi piace questa attività, vi divertite, vero? In ultimo, vuoi aggiungere qualche altra cosa riguardo di altre attività che svolgete nel centro e che ti piacciono particolarmente? L'attività di andare a fare colazione alle balle. Poi della ginnastica notte e sì, abbiamo anche una biblioteca. La biblioteca, ok, va bene. Ringraziamo Cristina dal centro CTL, è tutto, buona giornata.